Buongiorno a tutti e benvenuti su Atilab. Sto costruendo uno dei miei sogni nel cassetto, un catamarano elettrico, in questo caso con gran parte di materiali di riciclo, come i fusti di birra che vedete qui sotto. Mamma mia! Io sono lavato. Tutto nasce da questa giornata al lago con dei fusti di birra usati e ormai vuoti. O quasi, diciamo. Galleggia. Adesso vediamo, cioè ci dovrebbe tenere 50 kg. Vediamo se io ci monto di Little Boy. Wow! Figata! Fatta! Eccola! Vai, porta, vai! I fusti di birra vuoti a vederli sono stupendi, sembrano delle piccole bombe e quando ho scoperto che erano vuoto a perdere ho deciso che dovevo fare qualcosa per riusarli. Ho iniziato gli esperimenti con i 4 fusti a mia disposizione. Un fusto tiene 24 litri, meno la tara spinge circa 22 kg quando è completamente affondato. Monto tutto direttamente a bordo lago e il nastro telato è sicuramente la miglior soluzione a tutti i problemi per creare una struttura che poi si compone di 2 assi di legno e corda per tenere tutto insieme. Per la serie MacGyver spostati. Ed ecco a voi il primo prototipo esplosivo del catamarano. Le botti sembrano uscite da qualche film a forma di siluro killer. Cosa può andare storto? Direi tutto e non rimane che provarlo. Pronti? Oh, top, top. Oh, esperimento riuscito, direi alla grande proprio. Tremo per il paddle, manca. Studio di fattibilità approvato a pieni voti con tanto di tuffo finale. Quindi mi sparo a casa con il PC per progettare qualcosa di meglio. Ordine da ben 350 euro per prendere profili e barre in alluminio. Ed eccolo qua, guardate, è arrivato il materiale. Sono da RS e ci sono diverse barre e profili da 20 mm x 20 e 30x30. Questa volta l'idea di allargare lo scafo con la bellezza di 4 fusti per lato. Sopra i fusti ci sarà il telaio di alluminio. L'idea è costruire un telaietto intorno ai fusti in modo da tenerli fermi. Il telaio inoltre dovrà essere modulare, quindi lo andrò a tagliare qua in mezzo in modo tale che mi ci stia in macchina con 2 bombole alla volta e al momento adesso ho provvisoriamente fissato tutto con dei morsetti, ma poi ci saranno dei traversi sempre di alluminio. Arrivato il momento da cui non si torna più indietro, cioè quello di tagliare le barre di alluminio. Mi sono fatto un bel promemoria di tutte le barre che devo andare a tagliare, sega nastro alla mano, adesso si parte. Preparate tutte le barre, le segno e le foro dove serve per assemblare il telaio. Uso dei dadi normali anziché quelli a T perché andranno in tenuta con delle viti passanti che uniscono i 2 profili. Poi mi sono concentrato sulla modularità di questa struttura, con dei dadi a T e dei ganci con cerniera. Erroraccio in vista. Ho predisposto questo sistema di aggancio rapido e di sgancio rapido dei vari moduli. Vedete come funziona con anche qui dei ganci che effettivamente sono di riciclo perché guardate quanto sono arrugginiti, però si stringe e si chiude. L'unico modo per vedere se questo sistema funziona è provarlo direttamente al lago. L'unica modifica da fare ai fusti è quella di tappare la valvola di sfiato, la linguetta rossa, che è stata rimossa da alcuni fusti. Una goccia di silicone e una vite bella grossa e il fusto diventa perfettamente stagno. E di corsa di nuovo al lago per verificare se queste pensate funzionano nella pratica. Le botti le lego al telaio con della fune e questa volta uso delle assi più lunghe fissate direttamente sopra il nuovo telaio in alluminio con le apposite L. E di nuovo in acqua per la prima prova. Fatta? cavolo, non tiene lì. Corde legate molto male, ormai qua si è staccato tutto, bisogna ripensare al sistema modulare. Rientrato alla base, proseguo i lavori al telaio tagliando a misura delle assi di legno
che fisso direttamente al telaietto di alluminio per i fusti con delle viti autofilettanti. Telaietto pronto, l'ho rinforzato con delle assi trasversali, in più ho aggiunto vari elementi di alluminio. Soprattutto qui in mezzo, vedete, ho raddoppiato lo spessore dell'alluminio in modo tale che non si fletta come nella prova fatta al lago, e questo dovrebbe garantire sicuramente una maggior tenuta. Purtroppo ho perso totalmente la modularità. Sul telaio poi ci andrà montato il sedile da un lato, anche questo di recupero dal progetto del mio primo go-kart elettrico, e dall'altra i fusti che lego in modo fisso con una fune. Sul motore per spingere questa bestia ho provato con un trapano da 1800 watt, il più potente che avevo qui, messo sul banco e collegato al variac che ho costruito per dare alimentazione. Il motore di per sé funziona alla grande, probabilmente spingerebbe anche moltissimo, ma come avete sentito fa un casino infernale, non ero neanche arrivato a 200 volt con il variac. In più, il variac sicuramente non me lo posso portare su una barca, essendo estremamente pesante. Il rimedio è stato un motore brushless da 48 volt, 1800 watt, con pignone per catena che avevo preso sempre per il mio progetto del go-kart. Con delle staffe crea un supporto per il motore per poi montare la trasmissione. Ed ecco a voi la differenza tra un pezzo ben progettato e un pezzo che si è rotto alla prima prova. Giusto per farvi vedere quanto ci vuole per realizzare qualcosa. Questa è la sede di un cuscinetto che poi andrà fissato con l'albero. Sulla sede stampata ci monto un doppio cuscinetto assiale reggispinta. L'albero, ricavato da una fotocopiatrice, lo smeriglio per fare la sede del pignone. E l'elica, ve la ricordate? Era quella che avevo stampato per il pedalò elettrico. Si compone di tre pale e un mozzo centrale da assemblare insieme. Ho improvvisato un banco prove per verificare che il sistema con motore, trasmissione a cinghia, pezzo stampato in 3D ed elica che in realtà ho montato qua giù, poi la barra l'andrò a tagliare, funzioni correttamente. Ho qui il mio alimentatore 48 volt 60 A, questo è il controller del motore e qui l'acceleratore. Vediamo. Il definitivo lo realizzo con un quadro di alluminio e un elemento stampato in 3D per dare forza. Dall'altro lato monto il supporto dei cuscinetti e anche il pignoncino con l'albero e due staffe ad L per lo sterzo. Il tutto si monta su una delle assi di legno sulla poppa della barca, con due piastre di acciaio. Il supporto del motore con lo sterzo sarebbe tutto pronto, manca ancora da fare moltissimo lavoro, tra cui il pacco batterie che è qui dentro. E io nel frattempo non ho resistito e mi sa che andrò al lago a provare il tutto direttamente con questo. Alla faccia della modularità, alla fine il problema l'ho risolto con delle buone barre porta oggetti. Oddio, aiuto! Rack e via. Che manca solo il motore ed eccolo qua. Oh porca vacca, Madonna se spinge, spinge forse anche troppo. Se tiro fa l'inchino, ta-dan! Woohoo! Ed eccolo, supporto alle riprese da gonfiare grazie al bluetti qua a fianco. Woohoo! Ah, che bello! Minchia se spinge! Sì, ma non sta a demolirlo che se ti schianti! E dopo qualche prova le batterie dell'avvitatore erano inevitabilmente scariche, ma grazie all'inverter e al caricabatterie io sono qua a posto. E direi che la batteria è pronta, sentite la musichetta? Mamma mia!
In acqua lo scafo fila via molto bene, il motore spinge abbastanza e se messo al massimo si raggiunge anche una buona velocità. Ma non vedo l'ora di montare il motore che ho progettato quando sarà pronto, con ben 1800 watt di spinta. C'è un po' di rumore, ma si viaggia bene, ma che roba! Wow, vara. Come misuri i nodi? Beh ragazzi, concludo il video facendovi vedere cosa è rimasto della povera Erika. Non c'è più niente. E io vi ringrazio moltissimo per la visione, perché è solo grazie a voi che posso realizzare questi fantastici progetti. Quindi vi invito a sostenere il canale T-Lab con tutti i mezzi possibili. Una condivisione, un like ed un commento qui sotto sono sempre ben graditi. Inoltre vi invito ad iscrivervi alla pagina Patreon di T-Lab, se vi va di sostenere direttamente il canale, oppure passare attraverso PayPal. Ci sono inoltre le pagine social come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram, dove pubblico costanti aggiornamenti sulle attività che svolgo nel mio piccolo laboratorio. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale T-Lab. Intanto un saluto, ciao!